qualche spirito qui. Se c'è qualche entità qua dentro, puoi illuminare lo strumento? Cree, ma sei te? Ma stai scherzando? No, Matteo, io sento una cosa brutta. Matteo, io sento una cosa brutta. Scusami, perché quello non si... Questo ce l'ho io in mano. Sì, ma eravamo sotto e perché non si accende se poi succedono queste cose? Dov'è la stanza che volevi andare, Matte? Questa. Io ti seguo. Ma perché? Mamma mia, che stanzona, Matte. Perché senti di entrare in questa? Dici, è suggestione. Io continuo a vedere delle ombre passarmi di fianco. E tu dirai suggestione e sono le ombre delle luci, però uno, due, tre volte, ok, però dopo un po' io le vedo proprio. Certo. Perché senti venire in questa stanza? Non capisco. Non so. Sta per succedere qualcosa magari qua dentro. Che aria che sento. K2 ce l'hai? Sì, dove lo metto? Si muove? Guarda. No. Come no? Ma cazzo. Ma Matteo, non è che è poi vicino a te? Siete vicino a Matteo? Posso chiedere se vengono vicino a te, Matte? Posso? Di nuovo, io lo vedo. Vedo. Sbucare dalla finestra. Dove? Come la vedi? Vedo, adesso è sbucata dalla dietro. C'è la presenza qua? Che Matteo ti sta vedendo? Sì? Fatti vedere. Vuoi comunicare con me? Vuoi dirmi qualcosa? Vedi che c'è qualcosa. Ma questo è un verso. Ma ti ha parlato? Hai parlato a Matteo? No, non mi piace. C'è qualcuno che vuole comunicare con me in questa stanza? Sentito un modo di sottolineare. Cree, ma sei te? Ma stai scherzando? No, Matteo, io sento una cosa brutta. No, non so. No, Matteo, cosa hai sentito tu? Voglio capire cosa hai sentito. Ho sentito un vociare. Molto fredile, molto sensibile. Ma te, fermati un attimo, però, non scappare così, perché non. Davvero, Matte, un secondo. Agitazione. Se facciamo così, Matte, se succede qualcosa di. Tu vai via, io che cazzo faccio? Siamo insieme un attimo, cioè, non scappiamo. Tu veramente hai visto una figura, Matte? Sì. Ti ho detto prima, là. Sì. Ho visto un tipo che faceva così. Ma ti saluta? Sì, mi saluta e chiede aiuto. Ed è sbucata da dietro quel muro. Andiamo lì, va? Andiamo lì allora. C'è un signore che sta salutando, chiede aiuto a Matteo. Parla più forte che non capisco. Cose, vedo cose bruttissime. Ma cosa hai visto, Matte? Cosa hai visto? Magari te lo dico dopo. No, dimmelo. Ma perché adesso è pesante. Tanto? Dai, Matte. Sì. Ma sul serio così tanto? Io non... Tanto, Matte? È pesante, Cri, è pesante. Quello che ho visto in questo momento è pesante. È pesante. Matte, mi stai facendo cagare sotto. Sul serio? Che cazzo hai visto? C'è una luce là. C'è una luce. Ah no, ma vaffanculo, sei tu. Col faretto. Mamma mia, ti giravi lì, vedevo sta luce blu. Dove
preferisco dire proprio anche io magari non diciamo di questo colore. Ah, così tanto? Non è stato bello. Non è stato bello per niente. Matteo, la... Cosa c'è? Hai perso la Bibbia. Eh? Quell'anno lì. Capolino. Puoi comunicare con noi, per favore? Puoi comunicare con me? Ma non lo sta già facendo, se stai vedendo cose... Puoi comunicare con me? La persona che ho visto prima era una suora. Oh mamma. Oh mamma. Sei una suora? Se sei una suora, comunica con me. È una cosa brutta. Ti stiamo dando fastidio qua dentro. Cosa? Cosa? Passi. Sei te che stai camminando? Stai camminando vicino a noi? Io ti dico la verità, io non sto sentendo niente, Marco. Vuoi farmi spaventare? Provo a mettere il sensore di movimento un po' più in là, Matte, mentre noi siamo qua, vediamo se arriva lì. Ti va bene? Vediamo. Vado? Vai. Lo metto qua in mezzo e noi stiamo dietro. Minchia, son teso. Qua, in questa altezza qua, Matte. Una roba adesso. Puoi venire vicino a me. Puoi comunicare con me. Matteo sta vedendo una figura qua vicino a noi. Questa figura può passare qua e illuminare quello strumento? Per favore. Guardalo qua. Guarda che roba. Porca miseria. Guarda come sta andando. Porca miseria. Tanto, Matte? Tantissimo. Vuoi farti sentire in qualche modo? Vuoi farti vedere di nuovo? Vuoi comunicare con me, per favore? Puoi provare a chiedergli tu di passare davanti allo strumento e illuminarlo, Matte? Non sì. Leggerlo. No, si accende fisso, sì. Glielo puoi chiedere tu, perché puoi mi pare passare davanti a quello strumento. Lo puoi illuminare. C'è il K2 che sta andando violentemente. Io non ho paura di te. Tu hai paura di noi? Si illumina. Guarda quanto. Ma non devi avere paura di noi. Io ho una sensazione matta di disagio. Perché c'è? Perché è qua con noi. Ma vero? Secondo me sì. Secondo me qua con noi c'è qualcosa. Perché non illumina quello? Perché non lo fa accendere? Perché è uno spirito. Secondo me, non lo so se uno spirito riuscirebbe a far accendere questo. A me è successo. C'è. Non mi c'è, 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 c'è. Ho una ventata d'aria fredda come se qualcosa mi passasse qua dietro. Vum! Stai andando a accendere lo strumento? Mi fido molto di più del K2. Una pelle d'oca. Guarda che qua c'è qualcuno con noi. Vuoi che ci spostiamo? Ci spostiamo? Ci spostiamo quindi? Si è fermato. Non c'è più.
spostiamoci. Non c'è più niente. Cosa? Secondo me non c'è più niente. Aspetta, ma te voglia solo venire qua che lo spengo e lo accendiamo poi dopo da qualche altra parte. Ok. Spostiamoci allora, Matt. Andiamo nel corridoio dove io ho trovato. Sì. Ok. Super volentieri. Stiamo venendo nel corridoio dove io anni fa ho trovato il biglietto col mio nome. Ok? A te posto? Eh? Tutto a posto, Matteo? Anche se c'è prima di arrivare là, c'è la cantina. Sai che abbiamo detto dobbiamo venire? Sì. Facciamo prima la cantina? Perché è subito qua. Secondo te? Però poi andiamo subito dove ho trovato il biglietto. Ma come vuoi tu, se vuoi andiamo anche subito lì. Però la cantina oggi qualcosa succedeva. Entriamo dentro un attimo. Raga, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete like e soprattutto condividetelo. Qua c'è energia negativa. Guarda solo! Porca puttana, Matte! Sì, un po'. Guardalo là, K2, come ma no, ma c'è stato un rumore dietro le nostre spalle, Matte! Ok, chiudo qui.